In collaborazione con Fun Yourself in Asprey. Genova, la città del Salone Nautico, dal 2 al 6 di ottobre. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Terza edizione della Festa della Marineria alla Spezia, dal 3 al 6 di ottobre. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni a questa puntata tutta dedicata alla motonautica. Seconda parte, parleremo delle moto d'acqua da Ostia, quarta pro del campionato italiano, ma iniziamo parlando delle gare dell'idroscalo di Milano, gare che hanno avuto un grande riscontro perché, come vedremo, c'è stato un grave incidente. Noi qui vogliamo ricordare il grande personaggio che è Paolo Zantelli, che come vedremo e come tutti ormai sanno, appassionati, non ha perso la vita proprio in questa domenica 15 di settembre. L'idroscalo di Milano è uno degli acquodromi più belli al mondo, un vero stadio degli sport acquatici, si corre qui da lontano 1938 tutti gli anni, un grande weekend della motonautica fino al 2004, una pausa di 9 anni, poi la motonautica è ritornata l'anno scorso. Sono le 17:35 di domenica 15 settembre, il gommone che vedete porta il corpo ormai esanime di Paolo Zantelli. Questa è la quarta ed ultima partenza, immagini che hanno fatto il giro del mondo su tutti i TG italiani e non solo. Questo è il momento dell'incidente. Paolo Zantelli si tocca con l'inglese Owen Jelf, soltanto 12 secondi rimane l'imbarcazione di Paolo Zantelli senza i soccorsi. Qui vediamo il ralenti, si impunta, si mette di fianco ed entra proprio nell'acqua con un forte impatto. Un incidente che è accaduto dopo poche centinaia di metri davanti alle tribune dell'idroscalo di Milano, e questo può essere proprio un incidente perché normalmente le imbarcazioni fanno un looping di 360 gradi, quindi vanno in aria ma ritornano appoggiando sugli scarponi. Invece qui forse la velocità non è ancora forte, gli Zantelli, vedete, si sbilancia, entra proprio con la capsula dentro direttamente nell'acqua. Qui arrivano celerissimi i soccorsi, soltanto 12 secondi gli uomini del soccorso. Qui vedete l'imbarcazione di Zantelli che viene portata via, gara sospesa e purtroppo giornata tragica. Ricordiamo Paolo Zantelli, nato il 3 settembre del 65 a Colonia in provincia di Parma, ha iniziato a gareggiare nel 1988, è stato uno dei più grandi piloti di motonautica, campione italiano nel 94, ha corso per ben 17 anni in Formula 2 dal 96 a quest'anno, vincendo 11 titoli italiani. In tutti gli anni è arrivato 4 volte secondo e 3 volte terzo, soltanto nel 97 non è andato sul podio nella Formula 2, solamente un anno nel 97, anno d'oro per il 2001 quando vince l'italiano e l'europeo, arriva quinto al mondiale, come nel 2011 vince l'italiano, terzo l'europeo, terzo al mondiale. Anche quest'anno Zantelli era uno dei grandi protagonisti, leader del campionato italiano, secondo al mondiale, terzo all'europeo. Un grande personaggio, un grande uomo, una grande perdita per lo sport italiano. Il CONE ha fatto un minuto di raccoglimento per tutta la settimana in tutti i campi sportivi. Grande dispiacere, grande dolore. Ne parliamo con il presidente della Federazione Italiana, Vincenzo Iaconiani. In un momento felice lo vediamo qui sulla destra, che premia proprio Paolo Zantelli. Grandi rivali sui campi di gara, ma grandi amici. Vincenzo Iaconiani, il presidente che abbiamo raggiunto telefonicamente. Purtroppo una domenica veramente tragica, abbiamo perso un grandissimo campione, un uomo eccezionale che ha dato tantissimo al nostro sport, e la cosa che fa più rabbia è che nella sua dinamica l'incidente avrebbe dovuto essere assolutamente inoffensivo e invece purtroppo si è rivelato mortale. Le cause sono ancora tutte da approfondire, rimane l'amarezza perché c'erano tutte le
condizioni perché fosse, ripeto, un incidente assolutamente senza conseguenze. Invece purtroppo qualcosa non ha funzionato e quello che è successo purtroppo è irreparabile. Il mio parere è che non ci siano state problematiche di carattere tecnico, nel senso la barca è perfettamente integra, i soccorsi sono stati immediati, 12 secondi come hanno ripreso più volte gli organi di stampa, non si capisce la natura di queste gravissime lesioni che hanno determinato la perdita di Paolo. La nostra analisi attualmente è quella di dire che non c'è nient'altro da fare più di quello che si è fatto. Certo, la sicurezza va sempre incrementata, gli strumenti destinati alla sicurezza dei piloti vanno puntualmente controllati, ulteriormente incentivati, ma non c'è una causa tecnica per la quale si possa dire allo Stato si possa dire ci siamo dimenticati di fare questo o non abbiamo tenuto conto di questo. Quindi questo fa ancora più rabbia perché, ripeto, il controllo della barca che ha resistito perfettamente così come il progettista l'aveva pensata, i soccorsi sono stati immediati, il campo di gara del Rido Scalo è quanto di meglio e più sicuro si possa trovare, credo, al mondo, resta per adesso purtroppo una tragedia tecnicamente inspiegabile. Inspiegabile, come ci ha detto il presidente, la tragedia di Paolo Zantelli, peccato, veramente una grande perdita. Questa notizia della morte di Zantelli ha avuto una grande visibilità, un grande ritorno su tutti i media nazionali e non solo i TG e anche tutti i giornali, e ci piace puntualizzare una cosa, un po' di amaro in bocca verso il giornale sportivo più letto d'Italia, che parla di motonautica solo nei momenti difficili, di disgrazia. Fa titoloni e necrologi soltanto quando muore qualche pilota, essendo la motonautica uno sport motoristico, succede che ogni tanto purtroppo muoia qualcuno, come Cesar Vismara nel 2009 ottobre in America, come Vincenzo Poli dicembre 2002 ad Abu Dhabi in Formula 1, come Casiraghi ottobre 90, come Didier Pinorì a agosto 1987. Bene, in questi momenti il giornale ha parlato, questo giornale famoso sportivo, per parlare proprio di sport, ha ricordato solo i necrologi delle persone morte, mai i titoli vinti dalla motonautica, che lo ricordiamo è uno degli sport non olimpici che ha dato più allora allo sport italiano. Non è nemmeno detto che Zantelli, 15 giorni prima di morire, ha vinto ognuno dei campi più difficili, vincendo proprio una prova del mondiale, e ci dispiace che venga detto questo proprio da uno dei media più importanti dell'editoria italiana. Questo è un mio parere personale, non è un parere della federazione, non è un parere di nessuno, ci dispiace soltanto, abbiamo fatto soltanto questa piccola precisazione. Il weekend di Idroscalo era nato sotto tutti i migliori auspici, avete visto le immagini della Formula 1000, una Coppa del Mondo vinta da Michael Chiossi davanti a Antonino Spitaleri, terzo Stefano Paoletti, e poi l'esibizione dei racer storici da corsa, imbarcazioni che vediamo, imbarcazioni a tre punte, imbarcazioni degli anni 60 e 70, imbarcazioni che ancora oggi vanno sui 160-170 km orari, imbarcazioni che rappresentano i più famosi cantieri nautici di allora, con motori automobilistici da competizione modificati in versione marina, motori di Ferrari, motori dell'Alfa Romeo, veramente delle chicche, un cimelio proprio per veramente collezionisti, infatti tanti piloti che continuano la grande tradizione motonautica di famiglia, infatti ci sono numerosi figli d'arte di campioni del passato. Questa è una specialità della Federazione Italiana Motonautica, creata nel 1998 proprio per promuovere la conservazione, il restauro e il ritorno in acqua delle più belle barche da corsa del passato, vero
patrimonio storico sportivo della motonautica italiana, dove se non nell'idroscalo, che lo ricordiamo uno degli acquodromi più belli al mondo. La motonautica è nata qui nel 1938 con un Gran Premio Città di Milano ininterrottamente disputato fino al 2004, dopo una pausa di 9 anni è ritornato l'anno scorso e quest'anno purtroppo sancito con la tragedia, come ha visto in apertura di puntata, per la morte di Paolo Zantelli. Ma lo ricordiamo, l'idroscalo di Milano, come ci ha detto il presidente dei nostri microfoni, è uno degli impianti più sicuri per questa disciplina. La motonautica va avanti, lo dimostra anche che la settimana dopo l'Italia ha ancora vinto un titolo mondiale nell'offshore classe 3 con i fratelli napoletani Diego ed Ettore Testa, ne parleremo nelle prossime puntate. Ora lasciamo l'idroscalo, questa giornata triste, domenica 15 settembre, andiamo a Ostia per parlare di moto d'acqua. La nuova gamma di prodotti Asprey si veste di nuovo. Ampia selezione di tablet di ultima generazione, 8, 10, 13 pollici, per soddisfare ogni singola esigenza. TV LED ad alta definizione con performance e qualità elevati. Melodie avvolgenti, bassi consumi energetici in classe A nel rispetto dell'ambiente. Un'attenta ricerca nel design per linee uniche ed originali che ti accompagneranno passo per passo nei momenti più belli della tua vita. Asprey, Fun Yourself. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Sci, sole, neve. Tutto questo è Skirama. Stagionale in prevendita fino al 30 novembre. Infoline www.skirama.it. Approfittane. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Fun yourself in Asprey. Genova, la città del salone nautico, dal 2 al 6 di ottobre. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Terza edizione della Festa della Marineria alla Spezia, dal 3 al 6 di ottobre. Fun yourself in Asprey. Genova, la città del salone nautico, dal 2 al 6 di ottobre. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Terza edizione della Festa della Marineria alla Spezia, dal 3 al 6 di ottobre. La nuova gamma di prodotti Asprey si veste di nuovo.
Ampia selezione di tablet di ultima generazione, 8, 10, 13 pollici, per soddisfare ogni singola esigenza. TV LED ad alta definizione con performance e qualità elevati. Melodie avvolgenti, bassi consumi energetici in classe A nel rispetto dell'ambiente. Un'attenta ricerca nel design per linee uniche ed originali che ti accompagneranno passo per passo nei momenti più belli della tua vita. Hands-free, fun yourself. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Sci, sole, neve. Tutto questo è Skirama. Stagionale in prevendita fino al 30 novembre. Infoline www.skirama.it. Approfittane. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni. Seconda parte di questa puntata tutta dedicata alla motonautica. Nella prima parte abbiamo parlato, come avete visto, delle gare dell'idroscalo di Milano, di motonautica da circuito, barche storiche, Formula 1000, ma soprattutto della Formula 2 con il grave incidente che è successo a Paolo Zantelli, uno dei più grandi piloti di motonautica italiana da circuito, uno dei più importanti, uno dei più plurititolati, che come sanno ormai tutti appassionati e non, è deceduto domenica 15 settembre proprio durante la gara di l'idroscalo. Lo stesso weekend, domenica 15 settembre, qualche chilometro a sud, si è disputata una gara del campionato italiano moto d'acqua, quarta prova della stagione 2013 delle moto d'acqua, un circuito itinerante, 5 le prove della stagione 2013, la stagione è iniziata a fine aprile con la classica di Fano, poi la gara di Golfo Aranci in Sardegna, poi la gara di Verbania sul Lago Maggiore, dopo Ostia, la conclusione sempre nelle Marche, dopo Fano, vicino a Pesaro, appunto a Baia Flaminia. Allora, al via vedete un weekend terribile, a Milano pioveva e purtroppo gli appassionati si ricorderanno, sembrava che veramente fosse arrivato l'autunno, a Milano pioveva e qui invece, come vedete, c'è condizioni di mare mosso, quindi condizioni veramente di mare difficile, ma nessuno è voluto mancare. Al via gli oltre 100 piloti iscritti al campionato italiano, percorso a slalom, boa rossa virata a sinistra, boa bianca virata a destra. Questa che vedete è gara 2 della ski, la F1, la ski è la moto stand up, la moto che si guida in piedi. Queste sono moto dei prototipi, sono modificati nella motorizzazione sia nelle turbine che nella compressione, vengono rispettati solamente il peso e la cilindrata del motore. Gara 1, vittoria sempre lui dell'inossidabile Alberto Monti con l'imbarcazione numero 301 davanti a Franco Piscaglia, terzo Mirko Iattarelli, questo per quanto riguarda appunto la gara 1. In gara 2 sempre davanti Alberto Monti, Piscaglia sempre secondo e al terzo posto Sandro Cao. Sommatoria dei punti ottenuti gara 1 e gara 2, la vittoria va sempre ad Alberto Monti, Piscaglia secondo, terzo e Sandro Cao. Questo per quanto riguarda la ski F1. Nella categoria F2, la F2 lo ricordiamo, sempre moto stand up, ci sono delle piccole modifiche, infatti ci sono delle limitazioni, non può correre chi ha vinto la Formula 3 e la vittoria qui è andata a Mirko Iattarelli davanti a Nicola Piscaglia, figlio di Franco, e terzo è arrivato Daniele Durgoni. Questo per quanto riguarda la F2, avete visto la bandiera bianca che vuol dire il segnale dell'ultimo giro, sono in genere 12 giri da percorrere, però qui è stato accorciato il percorso perché come vedete c'è un'onda molto alta, qui si salta veramente tanto e Alberto Monti vince nettamente gara 2 e
il campionato italiano. Sempre per la moto stand up, parliamo ora della F3. La F3 sono le moto di serie, quindi quelle che si comprano direttamente dal concessionario delle moto d'acqua, quindi le imbarcazioni per i principianti. Bandiera a scacchi, la grafica per la F1, Monti, Piscaglia, Cao, Nicola Piscaglia. Quindi vedete un tipico esempio di padre e figlio, secondo e quarto, e poi dopo Nicola Piscaglia, Dalmasso, Durgoni, Tomasini e Mirko Iattarelli. Questa che vedete è, che in questo momento è la Runabout F1, ma prima di parlare della moto che si guida da seduto, chiudiamo parlando della F3, della moto stand up, delle moto di serie. La vittoria è andata ad Alessandro Giovannone davanti a Messiano Venezia, poi Tomasini, quarto Dalmasso, quinto Michele Colasanto. Ed ora cambiamo tipo di moto, dalla moto stand up alla moto che si guida in piedi, passiamo alla moto biposto, la moto più diffusa perché usata proprio come mezzo di soccorso nei più importanti stabilimenti balneari dalle forze dell'ordine, come tender anche per importanti motor yacht, e poi anche proprio come moto per muoversi. Qui si può andare comodamente in due. Nella gara 1 della Runabout F1 la differenza è sempre in base alla motorizzazione. F1 sono dei prototipi con i motori modificati, la F2 solo delle piccole limitazioni, la F3 invece sono moto di serie. In gara 1 nella F1 ha vinto numero 8 Mattia Fracasso davanti ad Antonio Darma, terzo Giuseppe Greco e quarto Gianluca Santi Amantini. Gara 2 la musica non cambia, vince sempre il pilota vincentino, 33 anni, che ha vinto tutte le prove stagionali ed è già campione italiano 2013, ha vinto anche il mondiale, per lui è il quarto titolo tricolore assoluto. Quindi bravissimo Mattia Fracasso, che vince anche in gara 2, davanti a Greco, terzo Jeremy Perez, pilota francese, quarto Antonio Darb. Gli abbiamo detto varie volte che tanti piloti stranieri, visto l'alto valore della motonautica in Italia, vengono a correre in Italia, soprattutto dalla Francia, dai paesi dell'est, perché veramente c'è un alto tasso atletico e tecnico. Ricordiamo sempre che la motonautica in Italia ci dispone il 60% delle gare a livello mondiale, il 70-80% dei titoli a livello mondiale sono vinti da piloti italiani. Anche per le moto d'acqua la musica è la stessa, perché oltre all'italiano in Italia si è disputato il titolo europeo, il campionato europeo, anche una prova del mondiale sul lago di Viverone, una prova ad agosto e poi una prova a settembre. Quindi l'ennesima prova che l'Italia nella motonautica, nonostante qualche incidente, che tutto ci sta, essendo uno sport motoristico chiaramente ci sono dei problemi, l'Italia è all'avanguardia in questa disciplina. Qui vedete la grafica dell'arrivo: Mattia Fracasso vince ed è il campione italiano 2013, Greco è secondo, Antonio Darma è terzo. Per la F2 vittoria ad Antonio Darma e davanti a Bruno Secchiaroli, terzo Giorgio Viscione. Nella F3 vittoria di Giorgio Viscione davanti a Manuel Reggiani, terzo è arrivato Gianluca Musetto. E questa che vedete è la categoria Endurance, partenza come avete visto lanciata dall'acqua, proprio come nelle famose gare Endurance di automobilismo, la 24 ore di Le Mans, partenza lanciata e poi gara a tempo. Sono tre prove di durata, 20 minuti, 30 minuti e 40 minuti, chiaramente prove sabato per la mattina e la domenica, quindi cambia chiaramente anche qui. Gare in mare aperto, qui il percorso è molto accorciato, perché veramente conta l'endurance, conta la resistenza, conta la durata. Qui la vittoria in questa categoria è andata a Matteo Pesenti con imbarcazione numero 45 davanti a Siriano Nicodemi, Antonio Tadiello è arrivato terzo, Thomas Pesenti quarto, Yuri Tiozzo e poi Angelo Raimondi. Questa sicuramente è spettacolare, perché sicuramente fa molto fascino vedere proprio questa partenza lanciata, che è un po' nella storia dell'automobilismo. Ci piace ricordare appunto la 24 ore di Le Mans, ma proprio come le gare appunto degli anni 60-70, queste gare lanciate. E questo, un plauso va a Michele Matti, che ha stabilito diciamo un po' di correre tutti insieme, perché questo
campionato andava per conto suo, non aveva tanta visibilità, invece quest'anno, nello stesso weekend, c'è spazio per tutte le discipline della Federazione Italiana Motonautica, della divisione moto d'acqua. Non si sono disputate la supercampione, perché come vedete erano veramente condizioni difficili, lo ricordiamo, siamo ad Ostia, sul litorale laziale, che è una delle classiche delle gare italiane di moto d'acqua, splendida organizzazione della CAS Sub di Roma, di Fabio Bertolacci. Fabio Bertolacci, lo ricordiamo, titolato nell'offshore classe 3, che ha abbandonato, è consigliere, abbandonato le gare, è consigliere regionale della Federazione della Motonautica, nonché appunto organizzatore di questa gara. Weekend anche per lui non felice, perché però questo spettacolo ha richiamato tanto pubblico, perché indubbiamente, come vediamo, lo spettacolo non è mancato, proprio perché veramente ci sono stati veramente tanti salti, veramente, che hanno messo a dura prova sia l'organizzazione sia la resistenza fisica degli oltre 100 atleti che sono venuti qui ad Ostia e che fanno tutte le gare del campionato italiano. Lo ricordiamo, il campionato italiano che ha iniziato la stagione a Fano, nelle Marche a fine aprile, poi a Golfo Aranci nella bellissima Sardegna, poi la gara di Verbania sul Lago Maggiore, questa di Ostia e poi la conclusione a Baia Flaminia, sempre nelle Marche, in provincia di Pesaro. Ed ecco qui la grafica finale della Runabout F2 Endurance. Vince Richard Ingar davanti a Riccardo Brandoli, terzo Michele Cadei, quarto Stefano Ciani. Per quanto riguarda la F2, nella F1 abbiamo detto vittoria di Matteo Pesenti davanti a Siriano Nicodemi, terzo Antonio Tadiello. Ed ora ultima categoria al via, sospesa la super campione ski, super campione Runabout, una manche di freestyle si è disputata. Netta vittoria di Roberto Mariani, il più forte in Italia in questa disciplina. Qui veramente ha trovato pane per i suoi denti, perché si cerca sempre l'onda per fare queste spettacolari evoluzioni, e qui sicuramente non c'era bisogno di fare onde artificiali, perché guardate che onde. Roberto Mariani vince l'unica prova disputata del freestyle, si conferma migliore in Italia davanti al fratello Davide Mariani in seconda posizione, e in terza posizione Stefano Ciani. Questo per quanto riguarda la categoria pro del freestyle. Sono, abbiamo detto, 2 minuti di gara, il maggior numero di evoluzioni, vengono stabilite dei punteggi in base alle figure fatte e si stabilisce il vincitore. Abbiamo detto vittoria netta di Roberto Mariani davanti al fratello Davide, terzo Stefano Ciani. Per la categoria freestyle pro invece, nella 800, vittoria del pescarese Gianluca Delli Roccioli, ma leader del campionato c'è il veneziano della Fanjet di Empoli, Manuel Simonato. Categoria freestyle 800 invece, nella pro, vittoria di netta di Roberto Mariani. Avete visto, è arrivato un temporale proprio che ha fatto sospendere tutte le evoluzioni, gara sospesa, ma comunque si è portata a casa la gran parte delle classifiche e delle gare. Complimenti al comitato organizzatore del CASUB di Roma, di Fabio Bertolacci, e al delegato delle moto d'acqua Michele Mati. La grafica finale, siamo in chiusura di questa puntata. Floriano Mobone vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre con il grande sport delle nostre trasmissioni. Find yourself in Asprey. Genova, la città del salone nautico, dal 2 al 6 di ottobre. Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Terza edizione della festa della marineria alla Spezia, dal 3 al 6 di ottobre.